In questi giorni, cioè, quello che pensavo è un pensiero appunto di Badie. E Badie dice che l'uomo vive genericamente come un immortale e la morte è qualcosa che gli accade dall'esterno. Avevo letto uno studio sui suicidi, dove veniva detto che negli anni 60 e 70 era più semplice suicidarsi con i gas di scarico delle macchine, proprio perché c'erano degli elementi dentro i gas di scarico che consentivano di suicidarsi velocemente. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensavi tu di questa visione, sia del suicidio, sia del vivere genericamente come immortali, come se la morte non ci riguardasse. Non si può parlare della morte. Noi non sappiamo che cos'è la morte, non la viviamo. Noi possiamo solo parlare della vita, nient'altro. Noi, come esseri umani, non ci è data l'esperienza della morte. Per cui quando uno tenta il suicidio o lo fa, in realtà inganna se stesso, pensando che ha già un'esperienza, che è già tutto un controllo, che è vita, non è morte. Noi conosciamo solo la vita, noi non sappiamo cos'è la morte, perché non ci è dato di saperlo. Noi siamo esseri mancanti di qualcosa, siamo sempre alla ricerca di un vuoto che non riusciamo a colmare. È dentro la natura dell'uomo, non è che dal primo vagito cerchiamo qualcosa e continuiamo così tutta la vita. Se confondiamo i piani, pensando che questo vuoto si potrà colmare con... non essendo consapevoli di questo, cioè bisogna tenerlo ben chiaro in mente. L'essere umano ha sempre un vuoto che non riuscirà mai a colmare. Questa è, secondo me, la cosa. E volevo chiederti qual è il rapporto di chi pensa di suicidarsi con il corpo, secondo te? Il corpo, secondo me, è tutta testa. Il corpo non esiste per una persona che si suicida. Perché diventa per me, questa è la mia visione, poi non lo so, diventa un problema da risolvere, ma è la testa che ragiona, non è il corpo. E in quel momento tu puoi fare mille pensieri, tutti esageratamente sbagliati. Proprio perché E non ti togli, tengono conto del corpo, dici. assolutamente no. Ti togli tutte le possibilità, ma è la tua testa che te le togli, non è il tuo corpo. Ed in questo senso credi che l'esperienza del corpo, di un corpo vissuto, di un corpo vivente, possa aiutarci ad allontanarci da pensieri che riguardano, per così dire, la morte, proprio come morte idealizzata. Secondo me sì. Secondo me ecco l'inganno, cioè noi in realtà inganniamo noi stessi con la nostra mente, cioè ci creiamo come come potrei dire, un'illusione dove tu pensi di porre fine a tutte le tue cose, tutti i tuoi problemi, è una soluzione. Chiamiamolo così, che non è una soluzione assolutamente, anzi, ti togli tutte le possibilità che hai, tutto, ma è la più rapportabile, la più vicina, la più confacente, la più pratica ed è solo andata.
Volevo Ma tu chiederti. in quel momento non sei ragionevole, cioè non ti rendi proprio conto. Non ha questa lungimiranza, eh? E no. Volevo chiederti se credi che ci sia un rapporto tra il pensiero maschile della filosofia ed il pensiero della morte. Tu credi che la vicinanza del pensiero femminile al corpo ha comunque o attribuisce comunque un peso diverso all'esperienza del corpo Sono da. atteggiamenti diversi, ma la sostanza non cambia, secondo me. Uno che abbia questa intenzione, sia femminile che maschile, non ha, Non no, ha, non assolutamente. è dovuto, diciamo, questa. Secondo me sia maschile che femminile, il risultato non cambia. E quindi ciò che diciamo. Ci si può innamorare della morte, come idea. Ma nella realtà delle cose noi non sappiamo che cos'è la morte. Noi ci possiamo però innamorare di quest'idea della morte. C'è gente che ha questa visione romantica anche della morte. Cioè è un non so come dire, così ci si può anche innamorare dell'idea della morte. Innamorarsi dell'idea della Sì, morte. la si può coltivare. E quindi in questo senso tu Non come la dici. fine di ogni cosa, perché non, chi è innamorato non vede come questa cosa sia la fine di tutto quello che noi conosciamo, ma una forma particolare, cioè la vorrei dire quasi romantica la morte, quasi, passami il termine, romantica. Ed in questo senso anche la meditazione di Heidegger sulla morte, o per così dire il suo concepire l'essere per la morte dell'esserci, cioè quindi questo rapportarsi dell'esserci alla morte, questo essere per la morte, secondo te può avere anche questa componente romantica? Secondo me sì, Non può capito. esserci, per conto mio. Almeno io la intravedo in certe persone, in certi soggetti depressi. Sì, la vedo. Di certi soggetti depressi. Sì. Quindi, secondo te, anche la depressione ha avuto un gioco nella meditazione che Heidegger ci ha proposto sulla Secondo me morte e sì. nelle sue Una opere? visione romantica della morte. Fermo restando che noi non sappiamo niente della morte. Non è Questo. certamente un'esperienza No, di cui possiamo di essere parlare. romantici poi proprio non lo sappiamo, ma chi è depresso a volte ha una visione romantica della morte. Un romanticismo nero, per Sì, così dire, possiamo noir, dire. Un noir, un pensiero noir sulla sì. morte. Ok, ti ringrazio. Ringrazio Virgilia e i suoi pensieri. Virgilia è una filosofa che ha meditato a lungo su certe questioni e la ringrazio. Grazie ancora. Grazie a te, ciao.